Ringu. No! Oggi ragazzi sfideremo i più grandi schemi di chess del mondo. No! No, non io, tu sei un chess. No! No, tu! No! Allora, Pingu, dobbiamo smetterla di fare così, va bene? No! No, tu! Non ci crederete mai, ma ho tutta la famiglia degli schemi di toilet e tutta la famiglia dei cameraman. Ed oggi, insieme a Pingu il pinguino, faremo sfidare gli schemi di toilet contro i cameraman! Andiamole a vedere, anzi, se volete che vincono i cameraman, lasciate un like ora ed iscrivetevi al canale. Ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Aiuto! Mi sta laggando il canale! Ragazzi, tutto a posto? Ok, penso di aver recuperato la trasmissione. Non so che è successo, però so che è stata Silverwolf, il nuovo personaggio di Orchester Rail. Orchester Rail è il nuovo gioco dai creatori di Genshin Impact. Ambientato in un mondo fantasy spaziale, vi catapulterete in un'avventura ultragalattica. È completamente gratuito ed è disponibile sia su PC che per mobile. E ha ottenuto anche un incredibile punteggio di 9 su 10 su IGN. Costruite la vostra squadra con più di 20 personaggi disponibili in epiche battaglie a turno con effetti galattici. Tra di loro c'è anche Silverwolf, una geniale hacker, una dei migliori hacker dell'universo, che è capace anche di hackerare la realtà, come ha fatto con me. Con i suoi garage è capace di indebolire l'avversario e procurare molti danni. È un personaggio a 5 stelle. Sarà disponibile dal 7 giugno, ma affrettatevi a prenderla perché non rimarrà per molto. Quindi scaricate un Orchester Rail con il link che vi lascio sotto in descrizione e riceverete anche 50 Stellar Jade extra. Iniziamo! Allora, prima vi presento tutti gli schemi di toilet. Iniziamo dal primo, che è quello classico. E questo è quello normale. Ma adesso vediamo il suo amico, lo schemi di toilet ladro. Ok, ladro. No! 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 No, Pingu, cosa stai facendo? No! Come stai cercando di salvarmi? E questo ti sembra salvare? No, no, Pingu, cosa? Oh, cavolo, è impazzito, Pingu! Ma non abbiamo solo questo schema di toilet, ma ci abbiamo anche la sua versione gigante! Aiuto! Ma cosa è? Tiriamogli lo sciacquone. Non ce l'ho neanche lo sciacquone. Ragazzi, questo è Arsenio Luces. No, penso... volevo dire Arsenio Lupin. Ma come fanno a farli così enormi? E questo è quello più piccolo di quelli enormi. Perché adesso vi presento lo Screamy DJ. È troppo bello lo schemi di DJ. Dai su, metti un po' di musica, DJ. No! Pingu, non aver paura. Tanto adesso mette la musica. No, 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 no. È troppo pericoloso, Pingu, con un piede di porco. Posalo. Ok, dopo questo iniziamo a vedere un pochino di cose. Ci abbiamo lo schemi di toilet femmina, schemi di toilet elica. Helicopter, helicopter! Che sta succedendo? No! No, 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 no! No, Pingu, non riuscirai mai a batterli! Perché per batterli abbiamo bisogno dei cameraman! Ma adesso è il momento di farvi vedere le truppe, quelle grosse! I giganti colossali! I giganti colopingu! Iniziamo da schemi di toilet a tre teste! Come facciamo a battere questo schema di toilet enorme? Noi pure ci abbiamo i cameraman, dobbiamo utilizzare loro. E poi ci abbiamo lo schema di toilet God.
Amen proprio. Ma io me l'aspettavo un po' più grosso lo Scooby Toilet con l'aureola in testa. Cambiamo la taglia. Mettiamo la taglia. E vabbè, è diventato gigante. Ora sì che è lo Scooby Toilet God. No! Come, tu sei Pingu Super Saiyan God? No! Ah, vero, perché lui sta fluttuando. Guardate che potenza inaudita. Fatti sentire, Pingu. No, è sbagliato l'onda energetica, Pingu, mi sa, No, non è un fallimento, ragazzi. Lasciate un like per Pingu, perché lui non è un fallimento. Ma continuiamo, mi rimane l'ultimo skip di toilette da farvi vedere. E Pingu rimarrà veramente sbalordito. Ovvero lui, lo skip di toilette capo dei capi. Ma è gigante! Questo posso farlo diventare ancora più enorme! Oh, ma poi è immortale! Ma cosa succede se mi attacco ai nostri mostri? Ragazzi, ho paura che spara la girata. Aiuto, mi ha visto! Mi ha visto, mi sta inseguendo! No! 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 Ah, c'è lo sciacquone, Pingu! Tocca io lo sciacquone, centralo! Con qualsiasi cosa, aiuto! Forse è il momento di passare cameraman. Poi li facciamo combattere tutti tra di loro. Sono veramente curioso di vedere cosa succede. Allora, i cameraman sono molto più tranquilli. Abbiamo, sono molto più buoni tra l'altro. Abbiamo il cameraman normale. Oh, come vedete qua, che tranquillo sto cameraman. Ciao signor cameraman, vuoi fare amicizia con Pingu? Dai, fai amicizia con Pingu, dai, dai, dai una stretta di mano, una stretta, una strettina. No, no, Pingu, non si fa così amicizia. No! No, ragazzi, vi lascio tutto sto like prima che Pingu prima quel grilletto. Ovviamente non abbiamo solo questo cameraman, ma abbiamo il cameraman spia. Cioè, guardate un caminetto. Ma io voglio entrare dentro lo Scooby Toilet. Guardate, fino in fondo proprio la telecamera. È troppo forte. Poi abbiamo il speaker elicottero. Fammelo vedere. Vabbè. Questa sì che è una casa stereo. Vai con la musica. Ma perché quando mi abbasso vado dentro proprio? No. Cosa sta cercando, Pingu? No, rompe le tue mutande. Cosa vuol dire? E dopo gli speaker ci abbiamo quelli più grandi, lo speaker man. Guardate com'è enorme lo speaker man. È gigante. Ma voi non avete ancora visto niente, perché con gli speaker ci abbiamo loro due, il cameraman boss e lo speaker boss. Questi due andranno contro lo Scooby di God e l'altro Scooby di Toilet, che è il capo di tutti quanti. Guardate qua che potenza. Mi sento potente. No, oh, 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 oh! No, Pingu, cosa fai? Oh, sei sempre fissato. Tanto non fa niente, cioè lo puoi provare a distruggere, ma guarda, non gli fa nulla. Oh, ragazzi, sono fortissimi questi cameraman. Ma che dite? È il momento. Li mandiamo contro gli altri. Voglio vedere soprattutto la battaglia di questi due. Allora, iniziamo con i piccoli schemi di... Un schemi di toilet normale contro il cameraman. Schemi di toilet normale contro cameraman. Chi vincerà tra loro due? Scopriamolo. Vai, che inizia la lotta. Guardate che pugni. Oh, che botta. Schemi di cameraman. È volato. Guardate come è volato. No, lo sta facendo saltare in aria. Dai una botta. Oh, finalmente. Prendilo a calci. No. Lo Scooby di Toilet ha vinto contro lo Scooby di Cameraman. Non ci voleva questa. Allora, io direi di provare un altro Scooby di Toilet. Proviamo lo Scooby di Toilet un pochino più grande. Quindi, non lo so, Litra. Ma contro chi?
chi possiamo mandare questo Hydra? Ci serve uno speaker. Lo speaker cottero, ok. Speaker cottero, vediamo cosa succede. Hydra contro speaker cottero. Dite la vostra sotto nei commenti. 3, 2, 1, vai! Wow, che musica! L'ha fatto volare. No, lo skipidi elicottero è morto. Oh, ma ragazzi, ma stanno vincendo gli skip di toilet. Sta cosa non è possibile. Sono così potenti. Allora, voglio provare lo speakerman. Ok, fermo speaker, dove vai? Voglio provare lo speakerman contro lo skip di toilet ladro. Io direi di ingrandire lo speakerman. Che voi che dite? Diventa più grande. Solo così puoi combattere contro di quello. Pronti? Uno, andiamo. Se l'è mangiato. No, se l'è cagato proprio. No, povero. Che brutta fine. Ma chi può mai combattere contro questo schifo di toilette ladro? Allora, io ci provo, Provo a rimetterlo. Ecco, provo a rimetterlo lui, vediamo. Guardate come se lo mangia. Oh, mamma mia. No, ragazzi, ma sono troppo forti. Cioè, gli schifi di toilette sono troppo forti. Come facciamo? Va bene, io direi allora di iniziare a fare sul serio. Evochiamo gli schemi di toilet enormi. Schemi di toilet a tre teste contro Cameraman Boss. Vai, che la lotta abbia inizio. Chi vince? Dai, che il cameraman è più forte. Sì, grande Cameraman Boss. Guardate, lui è pronto, c'ha pure lo scudo. È una bestia. Proviamo contro l'Hydra. Oh, che lotta. Attenzione, Dex, scaricalo. Scaricalo, Cameraman Boss. Dai che ce la fai. Nut, Nut. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. È rimasto petrificato. Non ci voglio credere. Che strage. È troppo forte. Va bene, forse ho capito io. C'è bisogno di più potenza di fuoco. Facciamo la mega lotta più bella del mondo. Lo speaker! Eccolo lì! Guardatelo! E contro chi lo potremo mai far andare? Contro il capo dei capi! Lui! Però devo renderlo ancora più grosso, devo renderlo enorme, quindi cambiamo la taglia. Ok, così? Pure lui è più grande. Che la battaglia dei giganti abbia inizio. Pronti? Vuoi un sacco di pollicioni in su? 3, 2, 1, via! No, aspetta. Vai! Vediamo così! Guardate che possa! Oh! No, vabbè! Ora sì che ha vinto! Lui è il più bravo, il più grande del mondo! Ok ragazzi, io direi che questo video lo faccio anche da me qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro analisi è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video.